diciamo che oggi abbiamo deciso di fare questa conferenza stampa un po' per fare anche un punto su quello che abbiamo fatto in questi mesi e in questi anni, quello che stiamo facendo e quello che faremo. Come anche abbiamo più volte rappresentato, i nostri progetti ovviamente partono dal 2018, cioè una serie di progetti sono stati avviati nel 2018, sono stati reperiti dei fondi, progetti che riguardano l'efficientamento del fiume Freddo, la ricerca idrica sulla Santissima, un nuovo serbatoio a Montesanto che ormai è quasi in fase di ultimazione. Qui c'è qualche immagine proprio che rappresenta quello che abbiamo fatto in questi anni, perché diciamo, i progetti sono partiti nel 2021 e oggi quasi in tutti siamo addirittura di arrivo, quasi in fase di ultimazione, e in più lo scorso mese è partito il PNRR, che è la sostituzione della rete idrica in città, che sono 150 km di condotta, e già stiamo lavorando, siamo nella zona del quartiere americano. Questo è il serbatoio di Montesanto. Questo per dirvi che noi i progetti sono in corso, e sono in corso un'idea, insomma, di progetto che ha l'obiettivo ovviamente di portare più acqua in città. Oggi ovviamente se ne sono aggiunti anche altri che sono che riguardano anche una visione più completa, anche che riguardano ovviamente gli usi non civili e quindi gli usi irrigui, e quindi abbiamo messo in campo anche il riutilizzo dell'acqua che proviene dal depuratore, quindi dalle acque reflue, quindi degli impianti del depuratore di San Sabba e del depuratore di Miri sono in corso, anche il riutilizzo delle acque delle fontanelle pubbliche, le cosiddette a fine corsa, riutilizzare quell'acqua sempre per scopi irrigui, ulteriori ricerche di pozzi sia per scopi potabili ma che anche eventualmente per scopi non potabili, quindi antincendio o irrigui. Abbiamo qualche settimana fa pubblicato un avviso per l'impianto di desalinizzazione che l'1 luglio scade, quindi vedremo insomma, chi avrà partecipato, vedremo come andare avanti. E tutto questo chiaramente sia per l'obiettivo nostro, che resta sempre quello ovviamente portare più acqua in città, è l'obiettivo ovviamente di mitigare l'emergenza che nel frattempo diciamo, è nata in questi ultimi mesi, ma che già noi sapevamo, perché noi ovviamente non viviamo la nostra parte, abbiamo le nostre cause e le abbiamo anche mitigato. A maggior chiarezza anche per la città e trasparenza, abbiamo pubblicato sul sito dell'istituzione, in modo che la gente possa anche regolarsi.